Se dovessi descrivere il 2023 con una parola, direi che è stato l'anno del cambiamento. Tante cose ho imparato quest'anno, proprio per questo oggi voglio condividere con te tre cose che ho imparato grazie agli animali e che puoi utilizzare nella vita di tutti i giorni. Se vuoi avere a che fare con gli animali e vuoi costruire con loro relazioni solide e durature, devi essere pronta o pronto a dare spazio nella tua quotidianità alla crescita personale. L'aver cominciato un percorso di equitazione etica e aver lavorato per migliorare la mia relazione con Floppy sono state le due chiavi che mi hanno fatto capire quanto il lavoro su se stessi sia necessario non solo per rapportarsi alle persone ma anche per rapportarsi agli animali. Ci sono stati momenti durante alcune lezioni di equitazione etica in cui ho provato frustrazione e rabbia, e questi e anche durante il mio percorso con Floppy, e questi sono stati per me campanelli d'allarme, mi hanno fatto dire: "Alt, Eleonora, c'è qualcosa su cui devi lavorare", e così ho fatto. Mi ha aiutato molto un concetto, una frase che mi hanno ripetuto sia la mia istruttrice Miriam che il mio patrigno Lorenzo. Loro mi hanno detto: "Ele, nella vita bisogna puntare non alla perfezione ma all'eccellenza, e per essere eccellenti tu devi dare il meglio di te". Ed è un concetto potentissimo, perché il meglio di me, il mio meglio, è diverso dal tuo meglio, e il mio meglio di oggi, dell'Eleonora di oggi alle ore 2, molto probabilmente sarà diverso rispetto al meglio dell'Eleonora di domani. È un concetto veramente bellissimo che ti invito ad approfondire leggendo il libro I Quattro Accordi, oppure andando ad ascoltare qualche podcast di Dira Alice. Lei ne parla in alcuni episodi, i primi episodi soprattutto ne ha parlato di questo concetto. La seconda lezione che mi hanno insegnato gli animali con i quali mi sono rapportata quest'anno è questa: voler bene ad un animale non basta. Quanto tempo e quante energie puoi dedicare al tuo animale? Ogni giorno. Io gli voglio bene, gli do da mangiare, lo porto dal veterinario se ce n'è bisogno e lo curo se sta male. Tutte queste cose sono la base della base quando si parla di costruire una relazione con un animale. La cosa importante è passare del tempo intenzionale con loro. Per tot tempo che decido io, in base ai miei impegni, alla mia vita, però per quel tot tempo che decido io ci sono al 100% presente in quella situazione, in ascolto completo verso l'altro animale. Non penso a niente se non a stare con te. Cerco di capire di che cosa ha bisogno in quel momento specifico. Io ho sempre associato il mostrare affetto a un animale con il fare le coccole. Ho capito però che non tutti apprezzano le coccole, e non sempre. Sai, io sono cresciuta con due Labrador, Luna e Bam Bam, e loro apprezzavano tantissimo le coccole, cioè se tu gli facevi le coccole, qualsiasi momento della giornata, loro erano i cani più felici del mondo. Stessa cosa con Sbammina, lei era una coniglia coccolosissima, ogni due per tre ti chiedeva di farsi fare le coccole, o le apprezzava comunque sempre. Però ho conosciuto Floppy, ho conosciuto Duncan, anche Yasmin, e mi sono resa conto che questo non vale per tutti. C'è Floppy ad esempio, che lui erano più le volte in cui non voleva le carezze rispetto alle poche volte in cui le chiedeva o in cui le apprezzava. Quindi ho capito che per relazionarmi con lui le coccole non andavano bene. Allora ho iniziato davvero a lavorare sul nostro rapporto facendo con lui dei giochi. Lui era un gran mangione, apprezzava tantissimo il gioco, quindi gli proponevo spesso giochi che con una ricompensa culinaria anche, e li apprezzava tantissimo, tantissimo. Ed è così che il nostro rapporto poi si è fortificato. Quindi davvero osservare il proprio animale e cercare di capire, provando anche, cosa preferisce lui. Poi ci sono ovviamente giorni in cui magari chiede le coccole, anche se la maggior parte delle volte non le chiede. L'ultima lezione che mi sono portata a casa grazie al 2023 è questa: la chiarezza mentale sta alla base di tutto. E l'ho imparato cadendo da cavallo. La causa? I dubbi e le mie insicurezze. Era la mia prima volta in cui salivo a pelo su un cavallo. A pelo vuol dire senza sella, in sostanza, no? E l'esercizio era questo: prima osservi se il cavallo va bene che tu salga sopra. Se lui dice ok, non è un problema, non mi infastidisce, allora tu inizi mettendo la pancia prima sulla schiena, poi teoricamente devi girarti e mettere giù le gambe, quindi come se fossi su una sella ma non c'è. Quindi sei su seduto con le gambe a penzoloni. Ottimo. Questa era la teoria. Ma cos'è successo? Mentre stavo facendo questo esercizio, quindi metti la pancia, girati, ok, la mia mente era un continuo, era un turbinio di pensieri
del tipo: ma è giusto quello che sto facendo? Ma va bene così? Ma se succede questo? Ma è una cosa giusta quella che sto facendo? Ma sono troppo veloce? Ma sono troppo lenta? E tutti questi pensieri mi hanno resa ancora più dubbiosa. E cosa è successo? Io invece di mettermi con le gambe a penzoloni, mi sono messa tipo tavola da surf, quindi con le gambe dietro. E il cavallo non capiva più dove io fossi perché non vedeva più le gambe. È andato indietro cercando di vedermi, solo che è andato indietro un po' velocemente. Io ho perso l'equilibrio e sono volata a terra col sedere. E ho proprio capito che ho sbagliato, non perché non avevo capito cosa fare, ma perché non avevo chiarezza mentale. E allora ho capito questo: quando tu devi fare un qualsiasi cosa nella vita, e non l'hai mai fatta prima, o comunque ti senti insicuro su una cosa, tu ti metti lì un attimino, pensi, dici: bene, devo fare questa cosa qua, la faccio così, cos'ha e cos'ho, decido, punto, ho preso questa decisione, bon, la faccio la cosa, seguendo la mia decisione, nel senso, ho deciso di farlo così, lo faccio, basta, come va, va, però sono chiara mentalmente, dico: faccio così, 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 lo faccio, punto. Poi sarà alla fine, quando avrò fatto questa cosa qua, che capirò veramente se potevo farla meglio, se ho sbagliato qualcosa, se è andato bene. Prima ci penso un attimino bene a cosa devo fare, quando però ho preso la mia decisione è quella fino alla fine dell'azione. E queste tre nuove consapevolezze ho deciso di portarle con me anche durante quest'anno, questo 2024. Quali sono le lezioni che hai imparato durante quest'anno? Se vuoi condividere nei commenti sarei felicissima di poterle leggere. Io ti auguro di passare una splendida giornata, una splendida serata. Noi ci vediamo al prossimo video e buon 2024. Ciao!